Benvenuti in questo video. Oggi sono a Vaquedo, un piccolo paesino in provincia di Novara, alla ricerca di una specie di lepidottero, una specie di farfalla molto rara in provincia. Dovrebbe essere la seconda segnalazione provinciale. E sto parlando della tecla betule, o tecla della betulla in italiano. Una specie molto rara, anche perché difficile da individuare, perché in quanto va a posarsi in cima alle chiome, quindi anche come tempistiche bisogna aspettare tanto prima di magari individuare la specie in volo. Verso metà settembre l'avevano segnalata in questo paesino, in quel punto non c'ero mai stato, e con foto, quindi ho deciso di tornare a ispezionarla anche con amici, e alla fine l'abbiamo individuata in un piccolo frutteto privato con deposizione su albicocco. Era conosciuto la deposizione su Prunus spinosa, un po' meno quella su altre piante del genere Prunus. Per chi non lo sapesse, la tecla betule è un lepidottero, diciamo, di medie dimensioni, simile, sempre come dimensioni, alla Colles crocea, che appunto è la farfalla giallina che vediamo durante l'estate. Bingo, è qua di fronte a me, su questo prugno. È lì in cima, non si vedrà nulla, ma è lì. Bella bella. E abbiamo visto anche deporre, sono qua, sto facendo un bel video con l'uovo. Eccola, che va. Purtroppo, tornando indietro, abbiamo trovato anche una farfalla purtroppo morta sul sentiero, sulla strada sterrata, che è la Colles crocea. Adesso vediamo se vado a ritrovarla. Eccola qua, che è la farfalla gialla delle dimensioni simile alla tecla betule, trovata purtroppo morta a bordo strada.